madre natura ci sta proprio, ecco, alla prova. La madre natura ci sta mettendo alla prova. È andato giù anche qualche muro, non solo tendoni, ho scoperchiato tetti, anche muri, quindi vuol dire che il vento è andato dentro i capannoni con una forza dirompente, cioè robe da non credere, cose che neanche ci puoi pensare se non le vedi. Io sono di Valdagno e quindi proprio mai visto una roba del genere. Sono tanti anni che si lavora, però impressionante. Non avrei mai pensato che, ecco, se proprio una roba. E per fortuna che c'era anche il legno lì, no? Che ha tenuto un po' botta, perché è proprio impressionante, insomma, mai visto una roba. Non ci sono più, diciamo, le facciate delle due fabbriche, insomma. Poi anche giù per di qua ci sono diversi danni. Stanno già sistemando tutto per fortuna e stiamo tutti bene comunque. Cosa chiede all'istituzione adesso? Beh, i danni, il risarcimento danni di tutto quello che è successo, insomma. La preoccupazione principale era lunedì di ritornare al lavoro, anche se sembra un paradosso, ma l'unica preoccupazione era proprio quella. Quindi abbiamo lavorato sabato, abbiamo lavorato tutta domenica. Devo dire che sono stato molto contento dal momento in cui molti collaboratori sono venuti di loro iniziativa ad aiutarci a ripristinare una, diciamo, una parvenza di normalità. Chiedere al Veneto, al governatore Zaia, che venga fatto quello che c'è da fare e soprattutto al più presto, perché presumo che tutti gli imprenditori che hanno subito dei danni si stiano già impegnando di loro e quindi che gli venga riconosciuto quantomeno il danno e che possono soprattutto riprendere a lavorare in tempi brevissimi, perché già il coronavirus ha fatto di suo, più adesso oltre danno anche la beffa, insomma.